Benvenuti a questo nuovo appuntamento di New Music Alert, la rubrica di Dire Giovani dedicata agli artisti emergenti. Siamo in compagnia di Ale. Ciao, come va? Ciao, New Music Alert, con l'H davanti. Tutto bene, grazie. Tu? Tutto bene. Oggi parleremo del tuo ultimo singolo che è Perdere Tutto. Una canzone, una ballad molto toccante, ma è vero che è nata in 20 minuti? Oh, sì, in effetti è andata in 20 minuti. Racconto un po' com'è nata. Dovrei tornare più o meno all'anno scorso. Era marzo, rientravamo da una serata, ero con amici e come spesso accade. Dopo una serata, quando ancora si poteva, in realtà, quando la musica lascia spazio ai pensieri e anche un po' ai discorsi sulla vita, un mio amico che si chiama Matteo rompe un silenzio che si era creato in quel momento e mi dice in romanesco una frase che poi mi segnerà per i giorni successivi. Mi diceva: Pasquale, la verità è che dovevamo essere pronti a perdere tutto. Inizialmente mi fa anche un po' sorridere perché così dal nulla ecco, viene fuori con questa frase, però. Accade che dopo qualche giorno mi metto al pianoforte e da quella frase lì tiro fuori in 20 minuti perdere tutto, quasi come se qualcuno si fosse messo tra me e il foglio e anche il pianoforte in quel momento lì. Volevo cogliere un fiore senza sentirmi diverso, senza la gente che mi punta il dito, sputando il veleno che ha dentro. Proprio su me che non riesco a scrollarmi la nebbia di dosso. Ci avete provato a spezzarmi le ali, ora vorrei volare e non posso. Per quanto Alla luce poi di quanto è accaduto, la pandemia e tutto quanto, cosa ti ha lasciato questo periodo? Sicuramente ho scritto tanto, ho scritto nel primo lockdown soprattutto, quello generale. Pensa, io uscivo da una relazione di quasi 2 anni e in quei 2 anni a lei ne ho scritte due. Una volta che ci siamo lasciati e poi siamo entrati in pandemia e quindi in lockdown, è venuto fuori tutto come, insomma, proprio come uno tsunami, un fiume, e ne ho scritte otto solo in un mese e mezzo, appunto, che siamo stati purtroppo costretti in casa. Ovviamente poi la musica cioè è stata comunque una grande fonte di sfogo, quasi catartica, quindi ho scritto tanto, ho riflettuto tanto anche su me stesso, ma come perdere tutto stesso è una riflessione molto personale sulla vita, insomma. Ha un bellissimo video che è su YouTube, dalle atmosfere cinematografiche. È importante anche quella parte visual per la comprensione del brano, diciamo. Diciamo che, come dire, insieme fanno la storia, nel senso, cioè la storia di perdere tutto, oltre ad essere musicale, poi si articola anche nelle scene mostrate nel videoclip, perché in realtà quello spazio abbandonato che si può vedere nel video, io poi l'ho sognato in modo ricorrente durante il lockdown, quasi a chiusura del cerchio. Una volta che poi ho scritto la canzone, cioè io ho scritto la canzone e poi dopo ho cominciato a fare questi sogni ricorrenti di questo spazio abbandonato in cui mi trovavo. E l'idea del pianoforte in fiamme, invece mi è venuta in studio con Marco Zangirolami, con cui ho prodotto la canzone. Racconto questo aneddoto, lui mi raccontava di come la fine di Nesti, che a mio parere è uno dei capolavori della musica contemporanea che oggi conosciamo, sia nata da un'idea di Marco, avendo una voce a cappella di Nesli. Praticamente lui si ritrova con questo suo vecchio pianoforte verticale, che anche un po' magari soffriva i segni del tempo, anche scordatino, si è messo lì, ha suonato sulla voce di Nesli che intanto andava, e quindi da lì ho capito, forse la perfezione non è da perseguire a tutti i costi, e per forza, magari. E quindi ho pensato, lasciandomi un po' trasportare anche da quel racconto lì, questa volta io non utilizzerò il mio pianoforte solito, quello che magari uso in tutte le altre canzoni che andiamo a registrare, ma questa volta userò il campione di un pianoforte in fiamme, cioè un pianoforte ripreso mentre effettivamente brucia. E quindi infatti anche nella canzone si sentono ecco, gli scoppiettii del fuoco, ad esempio. E questa cosa qui l'abbiamo anche riportata poi nel videoclip, che è anche un po' metafora del mio percorso musicale fino ad ora, perché spesso accade in un percorso, ma anche nella vita in generale, di arrivare a pensare, ma che uno fa? Perché non è una cosa facile un percorso comunque tutto rose e fiori, anche sui momenti no, i momenti di sconforto e di abbattimento.
e quindi rappresenta un po' quello. Infatti l'impressione è che tu stia vivendo un nuovo corso quasi, è così. Mi ha colpito una frase su Instagram: ho tolto gli occhiali e la polvere. Gli occhiali scuri? È la polvere di dosso, perché io sono stato fermo per tantissimo tempo in realtà. Non sempre per colpa, perché poi queste poi sono dinamiche un po', come dire, non è che è bellissimo parlarne, però accade poi ecco, in un percorso di trovare degli inghippi e qualcosa che ti tiene ai box, ti tiene fermo. E quindi ripartire, ricominciare è sempre bello, perché rappresenta anche una nuova sfida, oltre a un nuovo percorso. Quindi se devi fare un bilancio rispetto a quando hai iniziato, che cosa hai imparato? C'è sicuramente una consapevolezza nuova anche di me stesso, di quello che vado a raccontare, di quello che scrivo, per chi scrivo, il movente che mi porta a scrivere, farlo per gli altri, farlo in modo che chi ascolta poi possa mettersi effettivamente addosso quello che vado a raccontare. Non c'è cosa, secondo me, più bella per chi scrive canzoni. E poi ovviamente poi tutto questo si traduce nel momento in cui poi tutto questo, insomma, si porta dal vivo, davanti a un pubblico, cosa che purtroppo manca da quel po' di tempo. Infatti a marzo scorso saremmo partiti con un progetto nuovo anche dal vivo, ma purtroppo, e non sono l'unico ovviamente, si è fermato tutto. Speriamo che tutto possa ricominciare, anche se i segnali sono buoni, speriamo che altre risposte vi arrivino in fretta. E sei stato in studio molto, hai già anticipato, e sta nascendo, è nato un doppio disco. Un doppio album, cosa anche questa un po' strana per i tempi di oggi, però io dico sempre che quando ho da raccontare, quando mi va di raccontare, preferirò sempre farlo rispetto al non farlo, anche perché sono stato fermo per tantissimo tempo, relegato ai box, e adesso mi va di raccontare, di ecco, raccontarmi. Quindi doppio disco, la prima parte è anticipata da Perdere Tutto, la seconda sarà anticipata da un altro singolo che farà da seguito a Perdere Tutto, sia musicalmente parlando ma anche videograficamente parlando, perché infatti se cioè, come si può notare, Perdere Tutto rimane un po' sospesa, anche il videoclip infatti rimane un po', come dire, lascia un po' appeso lo spettatore, e quindi avrà il suo seguito naturale, che poi si diramerà nel secondo singolo, che aprirà la seconda parte del doppio disco. Ovviamente poi ci sono tante altre storie, tante altre canzoni che usciranno anche a breve, perché questo disco ho intenzione di darlo un po' a pillole, quindi uscire, come dire, ogni, forse anche una volta al mese, non so, stiamo capendo, anche perché è un periodo molto, molto incerto, non solo per la musica, credo, ma anche per il mondo stesso, però anche per la musica, e quindi navighiamo un po' a vista, come tutti quanti. Saluto i lettori di Dire Giovani e gli mando un grande abbraccio.